Parliamo ora dell'ortocentro, che è il punto d'incontro delle altezze di un triangolo, è sempre un punto notevole. Allora, dobbiamo dimostrare che esiste sempre ed è unico il punto d'incontro delle altezze del triangolo, in questo caso ABC, triangolo acutangolo. Tracciamo quindi un'altezza, che è l'altezza CH. E consideriamo per passanti per i vertici del triangolo le rette parallele ai lati opposti. Quindi sono parallele a rette che sono incidenti, quindi sono incidenti a loro volta D, E ed F. Otteniamo che cosa quindi? Tre parallelogrammi che sono A, B, C, F, A, B e C, A, D, B, C. Parallelogrammi, la proprietà dei parallelogrammi, una delle proprietà è avere i lati opposti congruenti. Quindi AB congruente a CE, ma AB anche congruente ad FC, BC congruente ad AD, ma anche congruente ad AF, e AC congruente ad EB e anche ABD. Adesso osserviamo il triangolo FDE. Nel triangolo FDE abbiamo che FC è congruente a CE per la proprietà transitiva della congruenza. Inoltre abbiamo tracciato l'altezza CH che, essendo perpendicolare ad AB, è anche perpendicolare alla sua parallela FE, per quale motivo basta dire che CHB è alterno interno di FCH e quindi abbiamo gli angoli retti. Quindi l'altezza CH del triangolo ABC è asse, perché è perpendicolare nel punto medio del lato FE, quindi è asse del triangolo FED. Quindi ogni altezza di ABC è asse nel triangolo FED. Ma abbiamo già dimostrato che esiste ed è unico il punto d'incontro degli assi e quindi esiste anche ed è unico il punto d'incontro delle altezze del triangolo ABC. Grazie.